Mi voglio sbilanciare, l'irlandese, giovanissimo, 20 anni, è un bel giocatorino. Rivediamo ancora il gol di Del Piero, tiro secco. E beh, Del Piero è entrato in campo, prima ha fatto un'azione solitaria e ha servito un gol servito, scusate il gioco di parole, a Inzaghi, poi sul pallone datogli dal suo gemello, lo stesso Inzaghi, ha segnato lui stesso, per cui, come diceva il collega Mattei da Bordocampo, la festa questa sera è completa. Ma soprattutto Del Piero ha dimostrato di essere tornato lui. Onore a, ovviamente, al giocatore e a tutto lo staff sanitario della Juventus, che ha riportato il fuoriclasse su questi livelli. E credo che anche, scusami Mattei, che anche Dino Zoff avrà tratto un sospiro di sollievo per i prossimi impegni in azzurro. Guarda, sugli spalti qui della Fiorita c'è proprio Nicolai, che è l'occhio di Zoff per la nazionale azzurra, che a quanto pare vuol vedere se per settembre la nazionale può contare subito sul recupero di Del Piero. Beh, io direi di sì, tu che dici? Ma sicuramente questo pallone di Inzaghi era ottimo, però il pallone era abbastanza lungo, ma lo scatto di Del Piero è stato veramente eccellente. A quanto pare la condizione c'è, ora bisognerà magari trovare i 90 minuti. Sì, 90 minuti e poi magari quella brillantezza che gli permette lo scatto brevissimo nel corto, però Del Piero è sempre lui. Eccolo qua O'Brien. Ronald O'Brien. Ha sempre detto in questi giorni che ha paura di non trovare posto nella Juventus. Ha detto: con questi campioni che cosa faccio io? Ma vediamo. Questa è una scommessa per la squadra bianconera. Un po' di accademia da parte juventina. Ora Birindelli è passato a sinistra, Ferrara a destra. Eccolo qua O'Brien. Passa subito il pallone. Poi scatto, non lo vede Tacchinardi. Davids. Ecco il pallone per O'Brien da parte di Davids. Finte contro finte, fallo su lui da parte di Zuyun. Calcio di punizione in favore della Juventus. Siamo proprio al limite dell'area di rigore del Rostelmash. Ecco, rivediamo il fallo netto su Ronald O'Brien. De Piero, Tacchinardi sulla palla, lo stesso O'Brien li affianca sulla destra. Ola allo stadio Manuzzi di Cesena, la festa è completa con il rientro di Del Piero, un Del Piero in queste condizioni. Ora un calcio di punizione, potrebbe anche tirare sul primo palo Del Piero, No, beh no, va a servire il colpo di testa, lo stacco di buona fattura da parte di Bacchini, ma pallone colpito non con la dovuta precisione da parte del laterale di sinistra, che schiaccia bene ma non in maniera vincente. Riparte con Komarov il Rostelmash, il traversone verso Krychenko. Krychenko, la palla sfiora il palo alla destra di Van der Sar, dopo che il pallone era rimasto in area sull'intervento in scivolata di Ferrara. Ecco, vediamo il pallone deviato che ha mandato fuori tempo la difesa juventina. C'è proprio Brian in area. Dal punto di vista tattico, O'Brien ha preso il posto che era prima di Conte e poi di Birindelli, mentre Birindelli adesso gioca nel ruolo di Mirkovic. Grazie Mattei, intanto ci gioca. Siamo al 36esimo, mancano 10 minuti, ma saranno 10 minuti di assoluta accademia da parte della Juventus, che non ha più nulla da chiedere, ma soprattutto nient'altro da chiedere in più a questa partita, che ha segnato il rientro ufficiale Del Piero. Gomitata, oh, Del Piero è rientrato cattivo, Arriva l'arbitro, circondato da quattro avversari Del Piero, se ne libera. L'arbitro peraltro Romani era corso proprio a gestire questo assalto del Rostelmash a Del Piero. O'Brien tenta di mettere di piatto al centro, si scusa con i propri compagni. Eccolo qui O'Brien, viso imberbe ancora. Ha tentato il piatto destro per mettere morbidamente al centro, dove è arrivato Davids a supporto di Inzaghi.
E infatti Ancelotti ha chiesto, ha detto a O'Brien non di appoggiare di piatto ma di calciare di drop, di potenza. Sì, ma il ragazzo voleva appoggiare la palla al centro, non tirare in porta. Ma ha detto di collo pieno e non di piatto, voleva più potenza in questo movimento. Komarov in avanti per il centroavanti Medvedev, palla su Van der Sar, con i piedi ci sa fare l'olandese, c'è anche un fallo su di lui, la palla in fallo laterale per la rimessa di O'Brien su Olise. Tacchinardi entra in velocità, Tacchinardi poi si ferma, forse per Olise, sì così è, va a attaccare Kirichenko, poi desiste, pallone a Ferrara che gira tutto verso Birindelli, una posizione inusuale per lui che è tutto destro, schierato a sinistra, ma si può stare sul 5-1. Tocco per Inzaghi che restituisce, Bacchini, Devic, il lancio di Devic per Bacchini che aggancia in maniera sublime dal punto di vista tecnico, ancora Bacchini, buona la sua prova questa sera, molto migliore delle altre volte, segno che è ben cresciuto il laterale juventino. Poi Ciro Ferrara in area per Inzaghi, Inzaghi controlla, ancora Inzaghi, allarga per O'Brien, può fare uno contro uno qui O'Brien, traversa di sinistro, tenta la rovesciata, Inzaghi trova il volto di un avversario, non il pallone, no, il petto per meglio dire, forse Kuprianov, eccolo qua Inzaghi, ha tentato la prudenza aerea, ha colpito, sì, si tratta di Kuprianov in effetti, comunque niente di grave per il difensore del Rostelmash. Ci si avvia al termine, la Juventus conduce per 5-1, 3 gol di Inzaghi, grande gol di Tacchinardi seppur con la collaborazione della difesa avversaria, e poi il gol di De Piero che ha fatto tutti felici, sono certo anche coloro che non hanno la Juventus tra le proprie favorite come tifo intendo, ma un gol di De Piero, il ritorno di Del Piero, l'agonismo deve far piacere a tutti quanti proprio in proiezione della maglia azzurra, e considerando che Del Piero si avvia ad essere uno di quei giocatori senza maglia, un giocatore di tutti per meglio dire. L'appoggio di Bacchini su Inzaghi, ancora Bacchini al centro, arriva Tacchinardi, Devic gli lascia opportunamente il pallone, Del Piero, ritorno per Tacchinardi, la palla è un po' troppo lunga. Pallone fuorigioco non di Medvedev, ma il fuorigioco era di Pestriakov, sì esatto, possiamo anche rivedere, forse siamo al 40° ormai, Medvedev a cui era indirizzato il pallone era comunque in gioco, oltre la linea dei difensori era invece finito Pestriakov. Olise, Del Piero su Tacchinardi, Devic a spazio, il sinistro, qui è un proiettile vero e proprio quello di Edgar Devic, e la Juventus con l'arrivo di Olise ha rafforzato ancora di più le sue batterie dalla distanza, già forti di Devic, abbiamo appena visto una dimostrazione, e di Tacchinardi, Olise è ancora uno specialista, per cui una Juventus temibile non soltanto per i guizzi di Inzaghi e Del Piero, ma anche per queste bordate dalla distanza dei centrocampisti. Scatto di Pestriakov, uno dei più positivi in serata, intervento su lui di O'Brien che omette fallo. No, non è fallo, ma è calcio d'angolo, dice il signor Romain. Il gesto è stato dell'angolo, no, invece è rimasto col pallone lì Pestriakov. Eh sì, calcio d'angolo effettivamente, avevo ben intuito il gesto dell'arbitro. Calcio d'angolo, scambio di Pestriakov con Kankeyev, anch'egli uno dei migliori della propria squadra. O'Brien superato, Devic fermato. In un primo tempo Pestriakov, poi insiste nella sua azione, il traversone di testa Ferrara, il tiro, il gol, no? C'è fuori gioco.
il tiro di Zuyun davanti alla porta di Van der Sar non è riuscito a toccare l'autore del temporaneo pareggio del Rostelmash, e da lì non era difficile toccare, ma peraltro la potenza sarebbe risultata poi inutile visto la posizione irregolare del giocatore russo. O'Brien ha chiesto la palla, ma la stessa gli è giunta troppo corta. Poi l'irlandese non ha saputo districarsi con Zuyun, che con Kankiev numero 6 e Pestakov numero 7 ha costituito il trio dei migliori in campo per il Rostelmash, ai quali aggiungerei parzialmente anche il portiere Savchenko, nonostante i 5 gol incassati. Intanto c'è un giocatore del Rostelmash a terra, viene chiamata la barella, sono crampi. La stanchezza si fa sentire e fa anche molto caldo, infatti tutti i giocatori della Juventus sono venuti qui nei pressi della panchina per dissetarsi un po'. Infatti le telecamere dell'esterna 1 di Bologna ci propongono questa immagine. Viene portato fuori campo il giocatore russo. Potrebbe essere proprio Pestriakov che a forza di scattare e riscattare ha pagato con i crampi la sua generosità. O'Brien ridà il pallone agli avversari. Infatti è Pestriakov che si è rialzato, pronto a rientrare e consegnare al prato romagnolo dello stadio di Cesena le ultime stille di energie, oltre a quelle ormai da lui abbondantemente profuse. In maniera sempre molto lucida, occorre dire, lo ha detto poco fa, assegnandogli la palma dei migliori in campo assieme ai compagni Zuyun e Kankiev. Ecco qui Zuyun. Stiopuskin, si fa vedere Gushin, che nella girandola dei cambi ha ripreso la sua posizione di difensore, soprattutto dopo l'uscita espulso di Besmierny. Va allo scambio in velocità Medvedev, è il miglior giocatore del Rostelmash, ma con la difesa juventina non ha avuto assolutamente modo di mettersi in luce sia l'andata che al ritorno, per cui per lui 180 minuti in vero difficili. Cartello simpatico intanto che ci viene mostrato. Pippo Inzaghi l'avrà visto sicuramente, visto la grandezza dell'invito. Colpo di testa di Tachinardi a liberare, con il 25 raccoglie Komarov. Kankeyev in area, fa buona guardia Olisee, alleggerimento su Van der Sar, il suo rilancio lungo su Inzaghi, su cui svetta Kuprianov. Saranno 2 i minuti di recupero di questo secondo tempo. Grazie Stefano Mattei che marca stretto tutto quanto accade a bordo campo. Si avvia al termine, siamo al 45esimo intanto. Il ritmo è scemato, già da 10 minuti ho detto che ormai la partita non aveva più nulla da dire. Rinvia Savchenko, Komarov fermato da Devic, Del Piero, vediamo cosa combinerà adesso. Scambio con Inzaghi, ancora Del Piero, palla a tagliare, forse O'Brien involontariamente ha un po' disturbato Alex Del Piero. Ancora un duetto fra i due fuoriclasse dell'attacco juventino. Ecco, vediamo Inzaghi, palla su Del Piero. No, non ha disturbato O'Brien. La palla forse era un po' troppo larga e alta, peraltro per superare anche gli interventi, per evitare gli interventi dei difensori del Rostelmash. Con questo scatto Del Piero ha ribadito che sul piano fisico c'è. Sì, fuori dubbio. Ed è una bella notizia, e ho già reso merito a tutti coloro che hanno contribuito a rimettere Del Piero in queste condizioni, staff medico e di fisioterapisti della Juventus e preparatori atletici, perché dopo un infortunio così incidente, direi, il sinistro di O'Brien, questa è l'emozione comunque,
infortunio così grave, bene, riproporlo in campo in una partita ufficiale in queste condizioni, bene, occorre dire che è veramente un'impresa. Intanto O'Brien si è preso anche gli applausi di Del Piero, applausi di incoraggiamento. Comunque il ragazzino non ha paura, è emozionato sì, ma non timore ovviamente. Tra l'altro Mattioli, Ancelotti ha invitato Ferrara a salutare la squadra, il pubblico al termine della partita. Eh sì, anche perché qui fra 5 giorni, fra 6 giorni per meglio dire, il 10 agosto la Juventus affronterà i francesi del Rennes nella prima finale dell'Intertoto, nell'andata, e finisce la partita. Juventus batte Rostelmash 5-1, tripletta di Inzaghi, su rigore il primo gol nel primo tempo, poi Tacchinardi e ovviamente Alex Del Piero. Sentiamo subito Ancelotti. Ancelotti, un primo tempo sofferto, una ripresa senz'altro più convincente. Sì, ma adesso è il periodo che i ritmi alti li soffriamo. Il primo tempo la Russia, i russi avevano ritmi alti e li abbiamo sofferti. Secondo tempo, a parità di ritmo, emerge la qualità indiscutibile. Qualità significa Del Piero? Ah, certo, Del Piero è rientrato direi molto bene, speriamo che continui a migliorare. È pronto? Ah sì, è pronto, penso di sì. Grazie ad Ancelotti, ora ovviamente andiamo a sentire Del Piero che è andato sotto la curva insieme a tutta la squadra per salutare il pubblico. Sì, gli applausi del Dino Manunzi di Cesena all'indirizzo della Juventus, all'indirizzo dei campioni bianconeri che con generosità comunque hanno espresso il loro valore attuale. Abbraccio stretto di mano fra Ferrara e Olisee. Un 5-1 che non ammette replica, che segue al 4-0 dell'andata, ma un 5-1 che soprattutto, come detto più volte, ripetiamo, riconsegna al calcio italiano e mondiale Alex Del Piero dopo l'infortunio di 9 mesi fa a Udine. A Mattei, eccolo, io vedo Del Piero, eccolo che arriva. Qua, sì. Sì. Allora, Alessandro Del Piero, 9 mesi, un gol e un assist. A quanto pare Del Piero non è cambiato. No, è andata bene stasera, per fortuna, però dobbiamo ancora lavorare. Come ti senti? Bene, anche se sento che manca ancora un po' per arrivare ad uno stato di forma buono, soprattutto per 90 minuti, però per quanto espresso sono abbastanza soddisfatto. C'era Nicolai sugli spalti, la nazionale ha ritrovato Del Piero? Ma mi sono stati sempre vicini, anche il mister, quindi devo ringraziare anche loro, però vedremo nelle prossime gare come andrà, adesso è troppo presto. Quanto hai teso questo momento? 9 mesi, meno qualcosa. Sei contento comunque, soddisfatto? Sì, sì, molto, grazie. Beh, infatti la soddisfazione direi di Del Piero è tangibile, è chiaramente espressa dal suo volto. Intanto direi, Umberto Orti, possiamo rivedere qualche cosa? Abbiamo qualche minuto ancora, vorrei conferma del 42.